Buongiorno, bentornati ragazzi e ragazze. Oggi vi faccio il video dei prodotti finiti beauty e poi dopo vi faccio anche il video dei prodotti finiti per la casa perché ne ho finiti ancora tantissimi. Allora inizierei subito con il sacchettone pieno di prodotti beauty. Allora, iniziamo subito. Ho finito queste strisce depilatorie della Sienne, comprate appunto a Lidl, della linea Tropical Summer. Che dire, mi sono piaciute, direi abbastanza, strappano bene senza creare troppi casini, non appiccicano troppo, non lasciano quelle strisce di cera qua e là. Sono 20 strisce, costano sui 3 euro, 4 euro, non di più. Sono economiche, valide e contengono all'interno anche le salviettine post depilazione, che sono sempre utili. E mi sono piaciute, sì, direi che potrei anche ricomprarle. Buone, mi sono piaciute. Avete capito che mi sono piaciute? Sì, bene, ok, no, volevo essere sicura, non è che. Poi, come lo passo sacchettone? Ok, poi ho finito questa maschera per capelli, Nectar of Nature della linea Le Cosmetique. Questa linea la vendono soltanto al Carrefour, è proprio la linea, diciamo, forse più economica, non so, si ispira alla natura, dicono. È una maschera nutriente al mango e al burro di noci. È molto valida, direi, districa molto bene i capelli, li lascia belli morbidi, è di questo colorino qua, giallo. Il profumo è molto buono, è una via di mezzo tra un fruttato e un dolce. Ma non è stucchevole, mi è piaciuta direi abbastanza e potrei eventualmente anche in futuro ricomprarla perché l'ho ritenuta valida. Scusate, facciamo così. Poi ho finito un deodorante sempre della Dove, in estate mi affido a questi qua, sono più efficaci secondo me. Invisible Dry, 48 ore di protezione, Clean Touch. Mi è piaciuto, però comunque devo sempre alternarli tra loro, cioè magari al mattino ne uso uno, poi dopo il pomeriggio, dopo che mi sono data una sciacquata, ne uso un altro, perché ho notato che comunque l'efficacia la perde verso il pomeriggio, quindi devo comunque rifare una riapplicazione. E questo qua lo sto alternando. Ne sto alternando a un Dove Pro Roll-On e quello mi sta piacendo di più come efficacia. Comunque mi è piaciuto. Poi ho finito questo scrub corpo della Collistar della linea Anti-Age Talasso Scrub e contiene sali esfolianti rigeneranti con oli essenziali, fiori di arancio e agrumi di Sicilia. Il profumo è buono, sa appunto di agrumi di Sicilia, in maniera molto delicata, non è troppo invadente. Ottima, ottima, che dire, l'efficacia scrubbante di questo prodotto. Ottima anche la sensazione che dà sulla pelle dopo aver passato lo scrub, lascia la pelle morbida, liscia e non c'è più bisogno di mettere crema idratante dopo. È veramente un prodotto fantastico, soprattutto in estate, ragazze, è fondamentale fare lo scrub per l'abbronzatura, per dare un effetto un po' rimodellante al corpo, insomma, per dare una sferzata un po' alla circolazione sanguigna. È veramente fantastico. Sono 700 grammi, dove è scritto qua? Sono 700 grammi. Comprato in profumeria Coin, siamo intorno ai 30, ai 40, 40 euro. E ha un prezzo abbastanza alto, però veramente se volete uno scrub con i fiocchi è fantastico, veramente. E poi ci sono diverse profumazioni. Poi ho finito questi dischetti levatrucco, questi qua li ho comprati all'MD. Fatti così, che dire, dischetti normalissimi, sì, buoni, nel senso che non hanno fatto pelucchi, quindi per me sono buoni e costano una sciocchezza. Poi ho finito questo detergente intimo della Venus, il lenitivo con estratto di camomilla, delicatissimo, non crea irritazioni di nessun tipo,
buono anche il profumo, molto 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 delicato, buono. Poi ho finito questo sapone, questa ricarica di sapone per le mani, il sapone di spuma di champagne idratante con latte di mandorla, è meraviglioso. Il profumo che lascia questo sapone io non l'avevo mai provato. Cioè, un sapone mani che ti lascia il profumo a lungo, è fantastico. Cioè, a parte che ti idrata le mani in maniera fantastica. Infatti l'avevo comprato da usare tutto l'inverno e mi è finito adesso. Quindi un litro e mezzo di prodotto durano tanto, 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 tanto. Ne basta pochissimo, fa una bella schiuma, pulisce bene e lascia questo profumo buono, dolce, di latte di mandorla. Buono, delicato, non è troppo stucchevole e contiene anche antibatterico. Promossissimo e più in là lo ricompro. Ho finito questo spazzolino Dentalux, infatti si è proprio consumato. Ha queste setoline blu che poi con il consumo diventano bianche, quindi avendo visto in che stato è ridotto ho detto magari lo butto. E, soft, ma non è soft manco per niente, direi che è un medium. Io infatti ho le gengive abbastanza delicate quindi devo fare un po' attenzione, nonostante ciò non mi ha creato fastidi perché comunque lo utilizzavo pian pianino. E sì, che dire, uno spazzolino come tanti altri, nulla di speciale, però dai, mi è piaciuto per quel che costa, un pacco da 3, adesso non mi ricordo più quanto costa, costerà sui 3 euro forse, e quindi molto economico, valido, buono. Poi, parlando sempre di dentini, ho finito due dentifrici, il Menta Dent P con microgranuli, che è sempre uno dei più gettonati qua a casa nostra, è molto buono, è molto efficace, pulisce benissimo i denti, lascia un alito freschissimo e perché no, ha anche un effetto abbastanza sbiancante, devo dire, proprio perché avendo i microgranuli pulisce proprio in profondità, ma senza aggredire lo smalto, È ottimo, ci piace tantissimo. E poi questo qua di Acqua Fresh Intense Clean. Questo anche ci è piaciuto tanto. Ha un buon profumo, lascia un bel profumo all'alito, molto mentolato, molto fresco. Ci è piaciuto tanto. Ha questo liquidino, appunto il gel azzurro. Ci è piaciuto tanto e lo potremmo anche ricomprare. Ah, e poi anche dà un effetto anche sbiancante. Ok. Sì, non guardatemi le unghie, ma fanno schifo. Poi ho finito due campioncini. Ho anche la tosse oggi, lasciatemi stare. Allora, ho finito questo campioncino di Siero Viso, se mette a fuoco, della Kiehl's, il Powerful Strength Line Reducing Concentrate, che non è altro che il siero alla vitamina C di Kiehl's. E dopo aver provato il campioncino sono andata a comprare anche proprio il prodotto di vendita e contiene il 12,5% di vitamina C che è ad alta concentrazione e acido ialuronico frammentato, quindi è un acido ialuronico che va in profondità nella pelle, molto in profondità, essendo frammentato, quindi non si ferma semplicemente allo strato superficiale della pelle, ma riesce a entrare proprio in profondità nel derma, lascia un effetto sulla pelle di morbidezza, di idratazione, di luminosità. Io ho notato proprio che con l'utilizzo di questo siero la mia pelle risulta più luminosa, non è più ingrigita, non dà più quell'effetto di pelle stanca, ma anzi, trovo proprio che la pelle sia super radiosa. È davvero levigata, dà un effetto molto di levigatezza, va proprio a uniformare le piccole linee di espressione. Ovvio, a 29 anni ancora per fortuna le rughe non le ho, però ho notato proprio che la grana della pelle si è affinata tantissimo e infatti sono corsa subito a comprarlo, mi è piaciuto tanto
e lo sto continuando a utilizzare al mattino prima della crema. È un siero favoloso, io vi consiglio di andarlo a provare, di chiedere almeno il campioncino di provarlo e non ve ne pentirete affatto. L'ho comprato, l'ho preso poi da Coin, fantastico, fantastico, fantastico. Poi ho finito anche quest'altro campioncino di siero, di Biotherm, Skin Oxygen, io l'inglese, Straightening Concentrate. Questo è un siero antiossidante che ripara i danni visibili che dà la città, quindi i danni dell'inquinamento. Infatti, tutta questa linea qua di Biotherma Skin Oxygen va a proteggere la pelle dai danni dell'inquinamento, quindi crea come se fosse una barriera protettiva contro le polveri sottili. Non occlude i pori. Io infatti ho anche la crema idratante, fantastica. E lascia la pelle rinfrescata, come se gli aveste dato dell'ossigeno, veramente, sentite la pelle veramente ossigenata, pazzesca la sensazione di freschezza e di idratazione. Ha un profumo gradevolissimo, molto delicato, quasi erbaceo, quasi acquatico, come tutti i prodotti Biotherm, essendo derivati proprio dalle acque termali. E va benissimo per tutti i tipi di pelle, si assorbe in un nanosecondo e lo potete utilizzare mattina e sera tranquillamente. È una linea che io adoro tantissimo, mi piace molto, vi consiglio di dargli un'occhiata. Non ha neanche dei prezzi eccessivi. E sì, ce n'è ancora uno. Ho finito questo prodotto Kiehl's, che è un contorno occhi, lo mette a fuoco oggi la videocamera, è un contorno occhi che però funge anche da correttore, perché infatti è un contorno occhi colorato, come potete vedere, e infatti io lo utilizzavo anche come correttore proprio perché mi dava un effetto di luminosità immediata e andava proprio a minimizzare l'effetto dell'occhiaia. Ha una protezione 30. Quindi in estate soprattutto è fantastico perché avete sia il make-up e sia proprio la protezione solare sul contorno occhi che è fondamentale. E contiene anche degli estratti di liquirizia e vitamina C. Quindi questi due ingredienti vanno a dare un effetto schiarente proprio al contorno occhi. Mi piace tantissimo, non ricordo purtroppo il prezzo, abbiate pazienza, comunque lo potete vedere anche sul sito di Kiehl's eventualmente. Che dire, io i prodotti Kiehl's ce li ho nel cuore, mi piacciono tantissimo, perché sono davvero validi, ragazze, provateli. Io li trovo alla Coin. Sono poi le ragazze che ci lavorano sono sempre tanto tanto carini e gentili, vi fanno tanti regali, cioè vi danno tanti campioncini, quindi vi invito proprio a farci un salto. E bom, dai, col video dei prodotti beauty ho finito qua, spero che vi siano piaciuti, anche se erano pochini. Fatemi sapere con un commentino se anche voi avete provato questi prodotti e come vi siete trovate. E dai, vi saluto, vi mando un bacione, vi ringrazio ancora tutti, benvenuti ai nuovi iscritti. Ciao, 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 ciao.